In questa puntata vogliamo occuparci dell'estate infernale, e non solo estate, dei terremotati, di coloro i quali subirono questa grave sciagura appunto lo scorso 24 agosto, ma poi ci sono state tutte le varie scosse, le varie repliche e quant'altro, ma partendo dall'evento madre, il terribile evento del 24 agosto e il terremoto che si è verificato appunto nelle Marche, nelle varie altre zone, i comuni colpiti, Amatrice, Arquata, Cumoli, Norcia e quant'altro. Bene, è passato circa un anno, ma il governo italiano ha dimostrato di raccontare solo favole, di raccontare solo chiacchiere, di non avere il minimo rispetto per la dignità umana, per il dramma di questa povera gente. In primis c'è stato Renzi, ora c'è Gentiloni, che però è politicamente un burattino di Renzi. Andiamo ai numeri. Ricordate tutte le belle parole, le belle promesse che erano state fatte? Non vi staremo accanto, non vi abbandoneremo, lo Stato ci sarà sempre. Favole, chiacchiere. Come credere alla Befana, credere a questo governo? Perché appena solo il 20% dei terremotati ha una collocazione definitiva per affrontare la lunga fase della ricostruzione. E, cari amici, purtroppo contano i numeri, e i numeri sono davvero terribili. A fronte di 5.000 domande degli sfollati per avere la casetta della protezione civile, noi, udite udite, cioè loro, hanno appena 300, sono appena 354 le casette consegnate agli sfollati per affrontare la ricostruzione. In buona sostanza c'è una richiesta di ci sono 5.000 domande e appena appena 354 casette consegnate. Ma io penso che il quadro, guardo con attenzione, proprio sto leggendo per darvi numeri concreti. E la beffa è che il 19 di agosto è il giorno in cui gli sfollati dovranno lasciare gli alberghi. Un dramma perché, come si vede e come si può facilmente comprendere, qui nei vari container d'estate la temperatura arriva alle stelle, parliamo di una trentina di gradi come minimo. È davvero un inferno poter vivere in queste condizioni. Se poi consideriamo il fatto che quel poco che si è realizzato in termini di ricostruzione, in termini appunto di realizzazione in tempi record di scuole, queste scuole sono state realizzate non certo grazie allo Stato, che se ne fotte altamente, ma grazie a fondazioni e partner privati, perché se stiamo ad aspettare lo Stato, chiaramente l'inferno è presente ogni giorno. Meno male che ci sono privati, meno male che ci sono soggetti, persone dal cuore d'oro che con il proprio patrimonio, con i propri mezzi finanziari cercano di riparare a certi danni, a certi deficit e deficienze istituzionali. È davvero un fatto raccapricciante perché mi fa rabbia vedere, ripeto, l'ipocrisia dei ministri, l'ipocrisia del vecchio premier, dell'ex premier Renzi e anche del nuovo Gentiloni, che spesso vanno sui posti della disgrazia, della sciagura, e vanno a fare passerelle, stringono mani e quant'altro. Ben poco rilievo possono avere a fronte di questo dramma, di questa inefficienza ricostruttiva,
hanno solo un valore di pannicelli caldi, le 26 casette consegnate qualche giorno fa a Pescara del Tronto, o anche quei vari concerti che vengono organizzati per regalare qualche momento così di distrazione, di spensieratezza. Io mi domando e torno ancora una volta a ripetere come mai solo il 20% dei terremotati ha una collocazione definitiva. Perché? E perché a fronte di 5.000 domande ci sono solo 354 casette consegnate? Questo significa che noi abbiamo uno stato falso, abbiamo uno stato che è come un Leviathan. Ricordate la filosofia, la figura di Hobbes, questa figura mostruosa, questo Leviathan che sta lì a succhiarti, perché lo Stato italiano si ricorda di te quando ti deve succhiare le tasse, e il politico si ricorda di te quando ti deve chiedere il voto. Però poi, dopo che siamo stati spremuti, dopo che abbiamo uno Stato, in considerazione del fatto che abbiamo uno Stato sanguisuga, poi quando arrivano le emergenze, quando il cittadino ha il sacrosanto diritto di essere tutelato, supportato, sostenuto, viene abbandonato a se stesso. Ma d'altronde non sto certamente scoprendo l'acqua calda, perché se pensiamo ai drammi del terremoto dell'Irpinia, ricordate, 20 anni, decine e decine di anni per la ricostruzione neanche completa, o andando ancora molto ma molto a ritroso, il terremoto del Belice. Beh, qui passano 20, 30, 40 anni e non è un'esagerazione, e tantissime ricostruzioni non vengono poste in essere. E c'è poi un altro aspetto che è stato denunciato. Per carità, i soggetti colpiti dal terremoto non vogliono un resort, ma vogliono dei servizi minimi in albergo, e vedere che il cibo viene somministrato in contenitori di plastica in quantità piuttosto misere, beh, non mi sembra certamente un fatto rispettoso della dignità umana. Anche questo sta succedendo ai nostri amici e fratelli terremotati. Ora, con che faccia la politica italiana, lato senso intesi, il governo, con che faccia ha il coraggio di guardare questa gente, questi sfollati? È facile stare a casa propria, avere, scusatemi l'espressione, tenere il culo caldo sulla sedia, e invece andiamo a pensare a questi drammi. Poi ci si domanda perché la gente non va più a votare, perché la gente è sfiduciata. È presto detto, la risposta è implicita in questo che ho detto. 5.000 domande, 354 case realizzate. Lo Stato italiano si deve solamente vergognare. Vergogna, Premier Gentiloni e ministri, e anche Renzi. State affamando, state distruggendo il sogno, la speranza di chi già è stato purtroppo malmenato dalla sorte. Meditate, cittadini, meditate. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.